Una decina i progetti pervenuti alla giuria di Pordenonext, città a misura di futuro, che ha premiato i tre finalisti martedì 20 dicembre con assegne e prospettive di collaborazione lavorativa. Pordenonext è stata l'opportunità per i giovani dai 18 ai 30 anni di tradurre in progetto concreto i loro bisogni e la loro visione di area vasta urbana, sostenibile con un'alta qualità della vita rispetto all'abitare, ai servizi, alla cultura, alla mobilità e all'ambiente. Questo progetto è stato reso possibile da un finanziamento europeo e da uh, un bando emesso da Anci Nazionale. La città di Pordenone ha partecipato a questo bando ed è una delle dieci città finanziate ed è stato l'unico comune che si è concentrato sui giovani. È un modo per dare la possibilità ai ragazzi di aver sviluppato delle idee anche oltretutto eh, attuabili da parte eh, dell'amministrazione e da parte dei privati eh, se coinvolti. Eh, diciamo che tutte le, le idee premiate hanno punti molto interessanti, quindi eh, crediamo che l'amministrazione e anche i privati in qualche maniera li debbano tenere assolutamente in considerazione. Sono orgogliosa dell'assessorato che riguarda le politiche europee ma un po' interdisciplinare, quindi mi fa piacere quando queste politiche europee riguardano i ragazzi soprattutto e ho trovato delle innovazioni. Devo dire che in mente mia veramente mi era molto piaciuto il primo arrivato, non mi sono espressa perché ovviamente non volevo essere, però oggettivamente... Ha presentato un progetto molto importante sono veramente stupefatta delle loro iniziative, della loro fantasia e soprattutto dell'individuare i problemi. Io ho detto prima devono darci delle idee e lui, proprio il primo, ha dato l'idea di un logo. Che... È un'idea comunque dell'amministrazione di individuare un luogo proprio per i ragazzi, quindi ci hanno prevenuto, giustamente sono giovani. Ecco, ringrazio poi gli sponsor, tutti quanti ovviamente, perché hanno sostenuto questo progetto comunque dal punto di vista finanziario, dando anche un incremento economico che non è evidentemente di poco conto. E con il nostro progetto Isla Verde Amman noi vogliamo recuperare quella che è l'ex donna del Cotonificio Amman e, e creare un centro d'avanguardia che diventi un, eh, il fulcro anche della vita eh, non solo della provincia. Ma generale in Italia perché stiamo pensando veramente a un progetto molto grande eh, a lungo termine, in cui si creeranno dei centri sia di ricerca che di sviluppo all'avanguardia, ma anche dei centri di attività economici incentrati sull'imprenditoria giovanile e la sostenibilità, che secondo noi sono eh, i driver di quello che sono eh, i valori per i futuri acquirenti eh, italiani. Inoltre, comunque, si è pensato a dare grande spazio anche alla cultura, creando delle Agora dedicate anche a grandi figure pordenonesi. E ancora spazi per lo sviluppo della, eh, delle soft skills di team eh, dedicate, a, dedicate allo sport, sia all'aperto che al chiuso, e anche una urban force dedicata allo uno spazio verde all'interno della città, poiché questa zona è veramente molto attaccata alla città.